Vuole darmi una mano? Guardi. Un mazzo di carte. Dovrà, tanto per cambiare, scegliere una carta. Quando vuole mi dica stop. In questo punto, ok, prenda pure la carta, la guardi, ok, la faccia per vedere al nostro pubblico. Perfetto. Ah, no, no, scusate, tengo pure la carta. Vi vorrei fare vedere, mentre la carta è lì, la mia collezione di carte preferite. C'è una collezione un po' particolare, a dire vero, perché sono carte bianche, da una parte bianche, perché dall'altra pure. Voi direte, sì, cosa ve ne fate di una collezione di carte bianche? A parte che sono carte decisamente particolari perché sono fotosensibili. Io comunque con queste carte, quando vado in giro, no, per esempio, mi capita di dover dare il mio numero di telefono. Magari non ho un biglietto da visita, io prendo una carta, prendo un pennarello e gli scrivo sopra il mio numero, ok? Però sono fotosensibili, sono magiche queste carte. Per esempio, lei ha scelto una carta, è una bella carta? Abbastanza. Abbastanza, me la dia pure. La giri pure, non è un problema. Un 6 di picche in questo caso, cioè Dio, poteva... Però, cioè, se n'è andato meglio. Guardi, basta che noi prendiamo il 6 di picche, lo mettiamo a contatto della mia carta fotosensibile e il 6 di picche si stampa. Cioè, è semplice, no? Il meccanismo. Ovviamente voi starete a dire, ma cosa ci fa una carta con la faccia ma non senza dorso? E in effetti non ha molto senso. Non c'è problema. Basta prendere il dorso del 6 di picche, toccare questo e stampiamo il dorso. Cioè, mi sembra che stiamo andando bene, no? Però una carta col dorso senza faccia non è un granché. Non c'è problema, si stampa il dorso e poi la fa. Non però così, perché se si stampano tutte e due dallo stesso lato, non è vero. Bisogna stare attenti quando si utilizzano queste carte, perché ecco, per esempio, se si appoggia solamente un angolo della carta, ovviamente lui stampa solamente un angolo, perché sono fotosensibili queste carte. Vedete, uno appoggia la carta, prende la carta, bianca bianca, basta scaldare un attimino e vedete, si stampa qualsiasi cosa, dove si appoggia sul mazzo e viene stampato il mazzo. C'è una cosa pazzesca. Guardate, per esempio, si prende una carta bianca, così, basta che io l'appoggio lentamente qua, il calore la scalda, tac, vedete, è pazzesco, perché stampa. Still with you.